Let's go, bitch! Si è iniziata la corsa per trovare Black Ops 3. Datemi Black Ops. Dove lo posso trovare? Dove lo posso trovare? Gli americani hanno già Black Ops 3, i giocatori famosi americani. Perché nessuno pensa mai a noi? Nessuno ci vuole dare Black Ops 3 prima. Comunque, se trovate Black Ops 3 prima, ovviamente fatemelo sapere perché correrò a prenderlo subito di corsa. Comunque, bitches, andiamo al vero topic del video. E quello di cui voglio parlarvi è: com'è Black Ops 3? Qualcuno di voi l'ha provato? Non lo so se l'avete provato. Io, essendo stato al Paris Games Week, ho provato la vera versione del gioco, il vero gioco proprio reale, e vi posso dire che è veramente diverso da quello che avete giocato magari nella beta o comunque che avete provato al Milan Games Week o a questi eventi dove era possibile provare Black Ops 3. Praticamente ci sono un po' di cambiamenti. Allora, per prima cosa bisogna dire che estrazione rapida è praticamente inutile. Il tempo di acquisizione è veramente basso senza estrazione rapida. L'unico vantaggio che dà estrazione rapida è se voi siete dei giocatori che praticamente giocate a fare i pop shot o comunque a mirare e togliere la mira, mirare e togliere la mira su una persona. Su questo gioco c'è molta automira, devo dire. Io che giocavo con 4 di sensibilità trovavo un'automira spaventosa, quindi è veramente eccessiva, segue anche dietro i muri. Come ho provato ad alzare la sensibilità, invece, ho cominciato a non prendere più le persone da tanto lontano. Come sapete, io giocavo con lo Shiva, che comunque ha un'elevata portata, ha una grande automira, come essendo un fucile a colpo singolo, ma diciamo che con 5 mi sono trovato malissimo. Ho provato con 6, vi dire se cambia qualcosa, ma niente. Quindi 4 penso sia una sensibilità ottima per chi gioca con gli AR. Per quanto riguarda le armi, ho notato che sono state molto ben bilanciate. L'M8 non è più così forte ora, l'M8, il Manowar, lo Shiva, l'ICR sono tutte armi che sono valide tra di loro. L'ICR, che ricorda un M4, è molto simile all'ACR di MW2, quindi molto figa come cosa, mi piaceva molto l'ACR. E oltre a questo, gli SMG pure sono molto viabili. C'è il Faro, c'è il Vesper, c'è il CUDA, c'è il Razorback, sono tutti comunque SMG veramente forti. Per quanto riguarda gli altri R non li ho provati tanto, pure gli altri SMG non è che me li sono cagati tanto. Però per quello che vi posso dire, la K, che ora ha cambiato anche nome, è stato totalmente nerfato, non è più forte come prima, è stato molto depotenziato. In questo caso non è più veramente un'arma utile in confronto a quelle altre 4 che vi ho nominato prima. L'M8 molto depotenziato, difficilmente uccide con una raffica, ma proprio difficilmente. Per quelli che mi chiedono il flinch invece, cioè quando vi sparano addosso l'arma se vi si alza, allora è stato ridotto questa cosa pure di molto, ma ora vi spiegherò come. Allora, se voi sparate a questa altezza più o meno, se loro vi colpiranno, i colpi del fucile andranno ovviamente verso l'alto, ma molto in alto, perfino a superare la testa. Se utilizzate armi che sparano veloce, magari quando vi sparano addosso e voi sparate al petto, qualche colpo andrà sulla testa magari, ma se usate armi lente, come magari un M8, uno Shiva, un Manowar, sicuramente mancherete il bersaglio. Quindi questo qua comporta anche una scelta nell'arma che volete usare. Siete persone che fanno tanti gunfight, venite colpiti durante il gunfight, andate con un'arma che spara velocemente. Siete persone invece molto precise, sapete posizionarvi bene per la mappa, sapete giocare tatticamente, siete più veloci, avete più riflessi, usate uno Shiva, usate un Manowar, usate un M8, eccetera eccetera. Alcune armi non l'ho provato, tipo l'XR2, è forte, a volte dà una raffica, a volte due, ma non lo so, non mi piace perché spara un pochino troppo lento e rincula abbastanza, quindi non mi è piaciuta molto come arma. Per quanto riguarda gli SMG, ho provato il Faro, che è un SMG a 4 colpi, praticamente spara raffiche da 4 colpi e se tenete premuto il grilletto spara in continuazione, è come se avesse un autofuoco praticamente. Devo dire che è sgravatissimo perché ha un'elevata portata, un elevato danno, un ratio ottimo e veramente un SMG viabile. Potrei dire che è una sorta di CCOM più forte in questo caso. Oltre a queste cose bisogna parlare anche delle stun e delle flashbang. Le flashbang le ho trovate super overpower, non vi fanno vedere totalmente niente. Le MP hanno ridotto un pochino il raggio dell'esplosione. Comunque, queste sono tutte le news, bitches, non ho nient'altro da dirvi. Io spero vi siano piaciute queste info su Black Ops 3, spero vi divertiate, fatemi sapere se le trovate. Io vi saluto, let's go, bitches.